Bene sì ragazzi, la serie delle carte di Pokémon prosegue. Ecco un nuovo pacchetto con Palkia Origin. Spacchettiamo per bene queste carte, non spoileriamoci quello che dovremo andare a cercare sulla Pixelmon oggi. Ma vi regalo innanzitutto un bellissimo codice da utilizzare sul sito Pokémon. Trick delle carte fatto. E ragazzi, vi piacerebbe una terza serie Pixelmon? Ditemelo qua sotto nei commenti e spolliciate questo video. Vedremo più avanti. Ma comunque, partiamo con l'energia metallo, che non possiamo trovarla sulla Pixelmon ovviamente. Poi anche Petra la lasciamo via. Partiamo bene ragazzi con un Kirlia che si trova direttamente vicino a zona di casa nostra, quindi la possiamo lasciare giù. Lino, che ovviamente non si può trovare neanche lui nella Pixel. Mantine o Mantine, non so come lo chiamate voi ragazzi, so che alcune volte sbaglio le pronunce dei Pokémon e vi chiedo scusa. Ma comunque questo si trova nell'oceano, in tutti quanti gli oceani. Basculin di Isui. Cacchio ragazzi, questo qua non so se lo troviamo nella Pixelmon, non so se è stato aggiunto, lo scopriremo dopo assieme, guarderò nel codice. Glimo ragazzi, questo si trova, se non mi sbaglio, all'interno sempre della zona vicino a casa nostra, quindi nelle pianure, va bene, quindi lo mettiamo qua con Kirlia. Pokiena si trova invece nella mesa, interessanti i Pokémon di oggi. Swinub si trova nella zona di Roby, quindi Swinub lo mettiamo direttamente qua. Regirock, Regirock Holo, oh cavolo, un Pokémon leggendario! Mamma mia ragazzi, che sfortuna, cioè... Bello che abbiamo trovato una carta di un Pokémon leggendario. Ma nella Pixelmon da comunque spawnare è semplice. È il da catturare il problema. Si trova nella zona di Marci, quindi ci penseremo anche a lui. Ultima carta, Overquill di Isui. Questo anche non so se è stato aggiunto nella Pixelmon, perché è nella versione di Isui. Ma comunque ragazzi, lo cerchiamo e nel caso lo dobbiamo prendere, lo prendiamo direttamente nella nostra versione normale. Andiamo! Ci siamo ragazzi, mi avete fatto notare che nello scorso video ho completamente sbagliato con il Prinplup e io volevo prendere un Poplio, ma nella confusione in generale mi sono proprio confuso e poi so che devo prendere un Prinplup. Quindi vi chiedo scusa ragazzi e devo assolutamente eliminare, grazie al commento più votato di Brian, Typhlosion di Isui a livello 492. Quello che è giusto, soprattutto lo elimino per l'errore che ho fatto con il Prinplup. Mi dispiace ragazzi, perché proprio in quel caso ho fatto la figura dello stupido completamente. Quindi eliminiamo perché è giusto così. Ci prendiamo il nostro Eveltal, curiamo la nostra squadra e siamo pronti. Alexa, imposta un timer di 20 minuti. A partire da ora, partiamo campioni, siamo carichi, guardate che bel faccino. Direi, carichiamo e andiamo subito a prendere le nostre carte di Ralts e di Glemo, che si trovano in giro per tutto quanto il paesino qua nella pianura. Dovrebbero essere facili da trovare, soprattutto che è quasi notte, è quasi notte, vero? Sì, il sole sta calando, quindi quasi notte, Ralts dovrebbe spawnare solo di notte in pianura, quindi partiamo super fortunati. E anche Glemo dovrebbe essere abbastanza semplice da trovare qua in giro, quindi iniziamo un po' a circumnavigare la zona delle pianure. Poi con me già mi sono preparato la Rock Picky, perché con questa chiave qua riusciamo anche a catturare lui, Regirock, il Pokémon leggendario di oggi. Poi ho cercato anche i Pokémon di Isui, se non mi sbaglio uno su due si può trovare, ma comunque entrambi i Pokémon di Isui che abbiamo trovato nelle carte si trovano direttamente negli oceani, quindi dopo abbiamo tre Pokémon negli oceani. Questa qua è una cosa molto strana che non capita praticamente mai, come il fatto che per esempio adesso non sto trovando i Pokémon di cui ho bisogno. Però qua c'è un Glimo, no è un po' dannazione. Purugli, non so se poi la pronuncia è Glimio o Glemu oppure Glimiu, non lo so ragazzi, ditemelo nei commenti perché ogni tanto mi sbaglio, soprattutto con i Pokémon che per me sono un po' più nuovi. Un altro Purugli, poi abbiamo un Vulu. Ragazzi, non sta spawnando letteralmente nulla di utile, anche perché in realtà ci serve la forma prima di Purugli, quindi vediamo se qua in giro troviamo qualcosa che è utile. Anche un Ralts piuttosto che il Kirlia, perché poi lo possiamo livellare in un altro Purugli. Aspettate un attimo, Glimo! Ok, per favore, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Fatti catturare con la Dust Ball in piena notte. Dannazione a te, 1, 2 giri, 3 giri, 4 giri. Ottimo, poi dopo lo dobbiamo solamente livellare e far evolvere. Qua abbiamo un Gossiflower che adesso non mi interessa. Calma,
calma, un Karrablast. No, mi serve assolutamente, ragazzi, trovare un Ralts o un Kirlia prima di andarcene in giro. Guardate quanti qua stanno spawnando i Pokémon inutili che non mi servono. Là abbiamo anche un bel... No, cos'è? Un Zangoose, sì. Che non ci serve a niente. Ragazzi, aiuto. Ralts. No, quello non è un Ralts, assolutamente. Questo Tailo è minuscolo. No, ragazzi, qua non sto trovando veramente nulla. Sto continuando a girovagare, un altro Karrablast. Ralts! Ralts, fatti catturare. Ralts, non è momento. È passato già un sacco di tempo solo per due Pokémon. Pensato dopo per i leggendari. O per il leggendario. Già ne abbiamo presi due, quindi Ralts. Vieni... Perché ne abbiamo due di Ralts? Ma... Ah, ok, magari per un'altra sfida. E poi anche il nostro Glemo. Ok, perfetto. No, Glemo in realtà non mi serve, ragazzi. Mi serve solamente Ralts, che lo devo livellare. Ma io nel mio zaino ho delle caramelle rare e delle XP Candy. Quindi vieni qua, non rompere le scale. Ralts, esci fuori da Nazione a te. E ti devo livellare un po' così. No, prima facciamo con le XP Candy direttamente XL, almeno in questo modo qua lo livelliamo di molto di più. Poi non so se con le XP Candy si evolve o sarebbe forza una caramella rara. Beh, io psico te lo do, life di un... No, life di un... Non volevo darlo, vabbè, fa niente, ragazzi, togliamo tutte ste mosse. Ok, Ralts si sta livellando in Kirlia, ragazzi. Quindi, entrambe le carte le abbiamo prese. Alexa, quanto manca la fine del... Alexa, quanto manca la fine del timer? Mi ascolterei anche da Nazione, oh. Da 20 minuti restano 15 minuti. 5 minuti per prendere due Pokémon. Vabbè, Kirlia va bene, ragazzi. In questo modo l'abbiamo preso. Chi è che aveva messo al posto di Kirlia? Mettiamo Palkia direttamente, che ha comunque un'ottima vita. Perfetto, dopo queste due carte qua io direi che potremmo andare a prendere lo Swinub nell'isola di Roby. Quindi direttamente col Palkia dobbiamo volare, perché ricordiamoci che questo mondo qua mi ha cancellato tutti i punti segreti del mondo. Quindi non posso tipparmi velocemente. Quindi corriamo, Palkia origine, veloce. Poi era anche il Palkia che aveva sul pacchetto, ragazzi. Cioè, questa roba qua è bellissima. Io direi, vediamo se, perché qua Swinub, a parte abbiamo PC in giro per il mondo sparsi, quindi raccogliamolo. Swinub dovrebbe spawnare facilmente in queste zone qua. Quindi controlliamo un po' la mappa sopra la nostra stessolina, perché ci dovrebbe dire tutti i Pokémon gialli che ci sono qua in giro. Quindi Pokémon gialli no, diciamo i Pokémon con il puntino, non so più parlare della lezione. I puntini gialli sono i Pokémon sopra la nostra stessolina. Quindi vediamo se troviamo uno Swinub da qualche parte. Tu non sei uno Swinub. Eccolo! Swinub! Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Tu, fatti... No, ma... Mi ha smontato una Ultra Ball. Come si permette? Vieni qua, su. Ragazzi, oggi bene, eh? Oggi è primo colpo anche Swinub. Direi, già che siamo qua vicino nella zona dell'oceano, dopo aver preso quindi il nostro amico Swinub, potremmo pensare, ragazzi, di andare a cercare Basculin, Overquill e poi anche Mantine, che sono queste tre cartine qua. Quindi le lasciamo qua sotto e cerchiamo questi Pokémon assieme, dato che siamo qua nell'oceano. E quasi quasi prendo anche un Pokémon che in acqua può andare direttamente bene dove è il nostro PC. Buongiorno, signor PC. Sto un po' guardando gli oceani saltellando in giro, ragazzi, ma non vedo nulla. Cioè, vedo qualcosa muoversi, soprattutto stando qua in alto. Vediamo, per esempio, molti più Pokémon rispetto che a stare in acqua. Però mi sembra di aver visto quasi un Mantine. Vediamo, vediamo, vediamo. Là in giro, là non si muove nessuno. Qua in giro da qualche parte. Là in fondo no. Quello Mantine! Quello Mantine! Vieni qua, vieni qua, Mantine. Mantine, no, Mantine. Mantine, dove stai andando? Io sto prendendo un sacco di tempo comunque oggi, ragazzi, eh. Non sta andando molto bene le mie battaglie. No, ho eliminato Mantine, però c'è un altro qua sotto. Andiamo a prenderlo, via, scartiamo tutto. Questo è il 23, ragazzi, mi sa che mi conviene non fare nessuna battaglia, perché se no li facciamo tutti quanti fuori. Abbiamo dei Pokémon molto più alti. I Dust Ball magari lo riusciamo a prendere. No, ti prego, Mantine, fatti catturare, perché abbiamo dei Pokémon difficilissimi nella sfida di oggi. Se prendiamo Mantine, ce ne mancano solamente 4, ma sono comunque 4 Pokémon che sono una rottura di scatole tutti. Ok, e in waiting da un sacco, quindi credo che l'abbiamo preso. Preso, 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 preso Mantine. Preso, preso, preso Mantine. E con il Mantine possiamo anche andare in giro in acqua per appunto cercare i Pokémon qua sotto come Basculin e Overkill. Quindi vediamo un attimo se li troviamo. Questo è un Basculin! Vieni qua, schifoso! No, 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 Mantine, non dovevi uscire, Mantine! Dannazione a te, Mantine, a te chi t'ha creato! Alexa, quanto manca la fine del timer? 9 minuti, ragazzi, dobbiamo anche prendere un leggendario, vieni qua! Basculin, non è momento, ce ne sono anche due, ottimo, ottimo, ottimo. Dusk Ball e prendiamo anche lui, ragazzi, poi ce ne manca solamente uno da prendere in acqua, però si deve far catturare questo Pokémon. No, è uscito sto Basculin! Ed è anche nella versione di Eevee, ragazzi, guardate che bellina che è. Ok,
quindi possiamo già metterlo via perché comunque l'abbiamo trovato. Ma dobbiamo anche catturarlo. È uscito all'ultimo giro ancora. Io veramente, ragazzi, alcune volte sulla Pixamon non voglio esprimermi per essere una brava persona e buona. Soprattutto, stiamo waiting da un sacco. È uscito ancora. È uscito ancora. Abbiamo 8 minuti per prendere 3 Pokémon, di cui 2 sono un problema incredibile. Però va bene. Preso. Stiamo waiting da un sacco, quindi l'abbiamo preso. Ottimo. Stavo pure morendo, ragazzi, perché praticamente ero sott'acqua e mentre non volevo uscire. Quindi con calma, adesso dobbiamo cercare un overkill, però non è semplice per niente. Qua abbiamo... ma quanti Mentine spawnano? Questo di che livello sei tu? Fammi vedere a che livello sei, Mentine, al 22. No, non mi piace. Ma a parte che ce l'ho già, ma quello è un overkill. Calma, sei tu. No, non combattete tra di voi. Ci ha spawnato stravicino. Ti prego. Overkill, sei anche di Isui. Non so con quale fortuna, ragazzi, ma fatti catturare. Forse l'abbiamo già preso. Siamo waiting da un sacco. L'abbiamo preso. Yes. Ci mancano solo il Pokiena e il Regirock. No, Mentine, ti prego. No, non hai Veltal. Dai, reazione, mi serve il Mentine. Non laggare, Pixamon. Se non muovi e perdo tempo. Ok, calma. Ora andiamo sulla terraferma, perché in questo modo possiamo tornare a volare, andare nella mesa, prendere un Pokiena e poi ultimo Pokémon, Regirock. Ok, ci siamo. Mentine, hai fatto il tuo sporco lavoro. Bravissimo. No, non voglio Iveltal adesso, ma lo voglio ora qua in questo momento. Iveltal, andiamo? Dobbiamo svolazzare nella mesa. Quindi eccoci qua, Pokémon dovrebbe spawnare qua in giro. Poi dalla mesa, appena lo catturiamo, andiamo nel deserto, nella zona di marci, perché è lì che si trova il dungeon di Regirock. Quindi vediamo un attimino, anzi, visto che parliamo di Regirock, già io mi prendo anche il Regigigas che ho qua. Almeno andiamo iper super tranquilli e aspettiamo che spawni un Pokémon da qualche parte. Alexa, quanto manca alla fine del timer? Vediamo un attimino, ragazzi, quanto manca. Da 20 minuti restano 5 minuti e 30. 5 minuti? Cavolo, 5 minuti! Questo è un Pokiena! Vieni qua, campione! Fatti catturare, dannazione a te! Fatti catturare! Mamma mia, ragazzi, oggi strafortunati con le catture! Quasi a primo colpo! Ok, nel senso, non quasi a primo colpo. Nel senso, quasi cattura perfetta. Ora abbiamo solo Regirock e abbiamo una roba come 4 minuti, ragazzi. Quindi, dobbiamo essere non fortunati. Di più, e il fatto che non abbiamo una Master Ball con noi ci potrebbe far perdere la sfida, perché ci manca solamente lei, la carta di Regirock. E questo qui, ragazzi, è uno dei spawner che avevamo trovato a inizio serie tantissimo tempo fa, che avevo riempito ma che non avevo mai utilizzato per spawnare un Regirock. Ma eccolo qua davanti ai nostri occhi. Quindi, come si attiva? Regirock? Eccolo! Ci siamo! Regirock! È un livello 40, ragazzi, anche, Quindi chi ho io? Non ho nessuno basso. Bene. Pound, per abbassarle un po' di vita, ci sta, ragazzi. Almeno riusciamo un pelo a tirarlo giù di vita, che è la cosa più importante. Alexa, quanto manca alla fine del timer? Vediamo. Da 20 minuti restano 3 minuti. 3 minuti per prendere un Regirock. Ci crediamo, ragazzi, perché tanto noi lo stiamo abbassando il più possibile e lui comunque è un livello 40, ok, che è un leggendario. Però almeno una volta la Pixelon può remare un po' verso i nostri confronti e portarci un po' più fortuna. Meno male che Pound è una mossa con 40 utilizzi. No, 35, scusatemi, ne abbiamo già utilizzati 8 in questo momento. Quindi proviamo ad andare di Dusk Ball, vediamo se ce la facciamo. Dusk Ball, no, Dusk Ball niente. Ultra Ball, vediamo, magari con Ultra Ball siamo un pelo più fortunati. Un giro di Ultra Ball. No, ragazzi. Ok, non siamo per niente un pelo fortunati. Vediamo qua. Uno. Gira neanche! No, raga, io veramente, guarda la Pixelmon. Iniziamo male, ok? Però, ragazzi, dai, ma è un leggendario. Ok, ma è un livello 40. È bassissimo, è molto carino. Ok, ma è un Pokémon che nessuno si cattura nella Pixelmon. Probabilmente sono il primo al mondo a catturare un Regirock nella Pixelmon. Quindi, ti fai il favore di farti catturare, perché già ho perso un Typhlosion di Isui, perché l'altra volta mi sono confuso tra Primplup, Poplio, Piplup e queste robe qua. Quindi, puoi per favore Regirock? Perché io parlo da solo, ragazzi. No, niente, non ce la facciamo oggi. Se perdo la sfida, perché Regirock, che ha uno sputo di vita. Ma ragazzi, ma è assurda sta roba. Ma c'ha pochissima vita. È al 40. Dentro una Ultra Ball, cosa devo fare più di questo? Un giro, ragazzi. Fa un solo giro. E Regirock fa solo un giro, ragazzi. Un giro. Assurda, è veramente assurda sta cosa. Cosa posso utilizzare? Le level ball? No, perché è di livello bassissimo. La Luxury Ball.
andiamo ad ignoranza. Vediamo se dobbiamo perdere dei Pokémon potenti nel mio inventario, perché un Pokémon al 40 con 10 di vita non si vuole far catturare. Eternatus al 500, vediamo come me lo abbassi Eternatus. Sono molto curioso. Ma perché Eternatus è solo al 500? Ma mi sono tornati... Ragazzi, i miei Pokémon più importanti sono tornati indietro di livelli dopo il... No, sono molto confuso. Dopo il video con Kendall, i miei Pokémon sono tornati di un livello iper basso. Kendall ha fatto qualche magia o la Pixelmon non ci vuole bene? Perché credo che sia proprio la seconda opzione. Dannazione a noi. Alexa, quanto manca la fine del timer? Perché qua Regirock non si vuole far catturare. 30 secondi! Come 30 secondi? Ti prego, Regirock! No! 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 Non è vero! Non è vero che non si vuole far catturare! Non è vero! Non è vero che non si vuole far catturare! Ti scongiuro, Regirock! Ti prego! Due giri, Regirock! No, no, Regirock! Ti prego, sei inutile! Sei al 40! Regirock, ti scongiuro! Per... No, ragazzi, non ci voglio credere. Due giri... No, ti prego, non ci credo. Io sto per prendere la sfida perché... Non ci voglio credere. Io non ci voglio credere. No, non è vero. Alexa, stop. Ultimo lancio. È il momento della verità. Un giro. Due giri. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Io non so cosa dire. Abbiamo perso per colpa di Regirock a livello 40 con 10 di vita. Ciao.